Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Sono un po' in ritardo perché mi sono persa. No, ho mangiato, è stata una giornata lunga oggi. Ciao! Sono un po' in ritardo, ma ci sono. Oggi è stata una giornata, in realtà è da martedì, da quando sono tornata a scuola, che praticamente passo le giornate intere a scuola. E quindi ciao Santina, ciao a tutti. Allora, vi volevo raccontare una cosa bella in realtà che mi ha molto emozionata oggi. Ciao Jasmine, dice subito: ma il secondo bollettino per Roma? Non lo so. In realtà io so che, per esempio, Venezia è al terzo. Dovrebbe essere. Si parla di bollettini di convocazione GPS per chi fosse arrivato in questo momento. Però non ho idea di a che punto siano, insomma, tutte le province. Non ho modo di monitorare la cosa. Ecco, mi dispiace anche che a volte mi chiedete, ma io non ho proprio contezza della situazione. Alessandra dice: ciao Kate, grazie ai tuoi consigli, ho passato il test. In bocca al lupo. Perché l'in bocca al lupo vero bisogna farlo adesso. E buon inizio, veramente. È emozionante. Ah, vedi, a Venezia state più avanti. No, sì. Sì, siamo più avanti. Però alle MAD mi sa che non siamo ancora arrivati a Venezia. Ogni anno poi sì, i tempi cambiano, per cui non si capisce mai bene. No, dicevo comunque che vi volevo raccontare una cosa bella successa oggi, ovvero il mio alunno ha iniziato a nominare tutte le lettere che scrive. Ed è stata una cosa improvvisa. Infatti Jasmine mi dice come va a scuola. È stata una cosa improvvisa che lui ad alta voce si sia messo, mentre scriveva, a dire le lettere che scriveva. È stata una cosa talmente. Vabbè, vi spiego. Praticamente noi scriviamo, abbiamo la LIM in classe, quasi tutte le classi, no, tutte le classi da noi ce l'hanno, e lui per copiare dalla lavagna, insomma, per un fatto di decodifica un pochino più agevole, io uso un foglio a quadretti identico a quello suo del quaderno e glielo metto vicino, cioè in genere glielo metto sopra, e quello che ho fatto finora è stato, lettera per lettera, indicargliela col dito e dirgli A, B, C, D, eccetera, no? Voi immaginate tutti i giorni così. Da premettere che lo scritto è la data, quindi il nome del paese, giorno, mese, oggi è lunedì, oggi è venerdì, io sono col nome, oggi è nuvoloso, soleggiato, eccetera. Che comunque però è una cosa lunga perché dei bambini di prima, vi assicuro, per scrivere la data parte tutta la mattina. E poi cornicetta, quindi un ritmo che di solito io avevo iniziato facendoglielo il ritmo, poi ho visto che lui partiva bene, quindi ho iniziato a dettarglielo, tipo quadrato, puntino, quadrato, quadrato, puntino, quadrato, quadrato, puntino, quadrato. Poi ho visto che andava liscio anche con la dettatura e quindi gli dettavo solo i primi due della sequenza e lasciavo che andasse avanti da solo, ma con le lettere non ci eravamo mai, insomma, spinti chissà dove. Stamattina, all'improvviso, mentre si scriveva questa data, a un certo punto era lì, io facevo sempre la stessa cosa, quindi indicargli la lettera, dirgli che lettera è. A un certo punto è iniziato a dirsele da solo. Completamente da solo, a dirsi M, A, R e scrivere. Ed è stata una cosa allucinante, perché poi a un certo punto, quando lui ha smesso di scrivere quella parola su cui era impegnato in quel momento,
ho detto alt, fermiamoci un attimo, perché mi interessava capire se è una cosa limitata a quella parola oppure se riconoscere lettere in modo generalizzato, no? Allora, a quel punto ho detto, vabbè, prendiamo un testo. Effettivamente le riconosce. Quindi sono contenta. Sono stata contenta, ma voi immaginate, cioè, proprio lo stupore improvviso di questo bambino che ad alta voce comincia così. E ci siamo guardate e abbiamo detto wow. Vabbè. Comunque hanno una memoria, di fatto una memoria visiva molto, molto forte, infatti anche tutti i giochi che oggi vi ho fatto vedere un pezzettino nelle storie, l'associazione delle figure con i colori, le prime quantità, tutto quello che è molto visivo rimane molto. E dopo io purtroppo non posso farvi vedere più di tanto di quello che succede, di quello che si fa. Perché abbiamo il garante della privacy alle calcagna. E no, veramente non si può. Cioè, non. Ma neanche una manina, neanche. Perché comunque per privacy ci vuole l'autorizzazione dei genitori anche per un dito di una mano. Quindi per me diventa molto complicato. Mi dispiace, per esempio, l'altro giorno ho fatto il post sui materiali per migliorare la motricità fine. E io quelli li tengo in classe in armadio perché è inutile che li faccio fare avanti e indietro, essendo cartone si usura, poi si rovina. Mi sarebbe piaciuto farvi le foto mentre lo utilizza, o magari un video, ovviamente senza far vedere nulla, però non si può. Cioè neanche solo le mani, niente. Quindi non, vabbè, mi dispiace un po'. Allora, Kate, se sono 506 in graduatoria e i posti sono 300, posso sperare in un ripescaggio? Forse la vedo dura. Guarda, dipende da che ateneo è, perché atenei molto grandi che hanno un afflusso di gente molto grande, hanno anche probabilità che si ritirino più persone. Certo, sono più di 200 in questo caso. Diciamo che se entri con i ripescaggi, sicuramente ci vuole tempo. Hai davanti un bel po' di attesa, di sicuro. Però, per esempio, persone tra di voi che mi hanno detto sono la nona del ripescaggio, ho speranze oppure no. Ma sì, ma certo, la nona, voglio dire. Io adesso non mi chiedete cose tipo quante persone hanno ripescato quando sei entrata tu, perché non me lo ricordo assolutamente. Una cosa, parentesi, per chi se lo fosse perso, oggi ho fatto un video in cui ho parlato di come funzionano i ripescaggi e di come funziona l'immatricolazione per chi ha passato il test. Vi invito ad andare a recuperarlo su YouTube se ancora non l'avete visto. Una cosa che non ho detto in quel video è che per i ripescaggi ci si deve iscrivere in alcuni atenei. Cioè, nel senso, comunque c'è scritto tutto a corredo della graduatoria di solito. In basso scrivono tutta una serie di indicazioni, tra le quali a volte ti dicono anche se vuoi essere chiamato qualora si liberasse posto e toccasse a te, devi dircelo, insomma. Quindi, per alcuni atenei ci si iscrive per i ripescaggi, per altri vanno in automatico. Non so in realtà se dirvi che lo scoglio più grande è il test, perché mi sono trovata in questi giorni a fare un po' di mente locale e è tosta. Cioè, arrivare al quinto. Mio Dio. Ho inoltrato oggi la richiesta di riduzione tasse, dove ti chiedono di inserire il totale crediti, no? Cioè ne ho 269, perché poi sono andata a vedere, ovviamente non ho fatto la somma al libretto, perciò ci avrei messo mezza giornata, ma mi sono scaricata il certificato degli esami sostenuti col totale dei crediti. Ho avuto un attimo in cui ho realizzato, ho detto oddio, 269. È effettivamente un'enormità, cioè dover
pensare dall'inizio mi sembra, a parte mi sembra un'epoca fa, e poi effettivamente è tosta. È parecchio tosta, però dà le sue soddisfazioni. E poi, sinceramente, io non sarei capace di ripensare a questi anni senza metterci di mezzo il lavoro. Poi, vabbè, lo vedete, io mi lamento, torno a casa morta. Adesso, per esempio, comincerà il tirocinio in diretto e quindi avrò alcuni venerdì da qui fino ad aprile. Dovrò necessariamente assentarmi da lavoro per andare a seguire il tirocinio in diretto, che è a frequenza obbligatoria, possiamo saltare solo 9 ore. E quindi sì, ci sarà anche questo impegno e sarà in presenza. Poi il tirocinio dell'ultimo anno è particolarmente pesante, anche se non so molto, ad oggi ve ne parlerò quando ci daranno informazioni, perché ancora non so neanche che tutora avrò. So che dovrò fare la progettazione della primaria nella classe in cui lavoro e ho già delle idee. E invece per l'infanzia, perché a Udine funziona che se tu lavori ti fanno fare il tirocinio dell'ordine in cui lavori, nella classe in cui sei, per comodità, e sei senza tutor praticamente. E invece il tirocinio dell'altro ordine non so dove lo farò, non so se lo farò all'infanzia dove ero l'anno scorso, con la tutor dell'anno scorso, oppure se cambierà qualcosa. Noi facciamo tutti e due gli ordini ogni anno. Cioè, ogni annualità di tirocinio noi facciamo sia il progetto all'infanzia sia il progetto alla primaria, sia le ore all'infanzia sia le ore alla primaria. Ci sono degli atenei invece che fanno alternato. Ovviamente avere tutti e due gli ordini, non ve lo dico nemmeno, è molto più pesante. Io, per esempio, conosco ragazzi e ragazze che studiano a Padova, loro hanno l'alternanza. Allora, Cato, ho appena scoperto di aver passato il test, grazie mille perché mi hai aiutata tantissimo, Irene. In bocca al lupo. Tra l'altro, allora leggo la domanda che dice: Kate, secondo te cosa vuol dire una richiesta per lo stesso soggetto è già presente per almeno uno dei ruoli selezionati dopo aver compilato la MAD? Vuol dire che hai già mandato la MAD, per quella classe di concorso a quella scuola e non te la fanno mandare un'altra volta. Di solito è un avviso che appare sulla piattaforma Argo, se non mi sto arrugginendo. No, scusate, non Argo, Nuvola. Per le scuole che utilizzano Nuvola appare quell'avviso lì quando tu tenti di mandare la MAD per la seconda volta a una scuola a cui l'hai già mandata. Se non mi sono arrugginita, dovrebbe essere così. Cosa stavo? Ah sì, stavo parlando dell'università. Oggi ho chiesto l'accesso ai team di Teams per i due esami che devo fare. Sì, me ne mancano due. Io ho evitato di dirvelo fino a questo momento, ma vabbè, ormai. Statistica e inglese 5. Inglese 5 molto probabilmente lo darò a fine ottobre, perché è un corso molto breve, di pochissime ore. E quindi farò il preappello, perché altrimenti poi se no devo aspettare gennaio e non mi va. Invece statistica, devo dire, so che è un corso annuale, però non ho ancora notizie di sorta, cioè non so ancora nulla. Però è 13 crediti. Statistica un po' mi spaventa. Vediamo se ho fatto tutto fino adesso. Quindi andrà anche questo sicuramente, però anche solo il nome, sapete quelle cose? Mi spaventa un po'. Comunque sì, mi manca questo e poi ovviamente il tirocinio, le scadenze di tirocinio e la tesi. Le scadenze di tirocinio sono pesanti e soprattutto sono sempre a ridosso della sessione. Il tirocinio è pesante, è una cosa pesante e ieri ne parlavo. Quando fai scienze della formazione ti fanno una testa grande come una casa nell'imparare a fare UDA, quindi unità di apprendimento, progettare per unità di apprendimento. Non si chiama programmazione, ma si chiama progettazione che viene fatta sulla classe, sul territorio. Poi
Poi arrivi a scuola di progettazione non se ne parla, a scuola c'è la programmazione. Quindi praticamente tutta la mentalità che hanno costruito a scienze della formazione, un tubo di niente. Perché la scuola effettiva funziona in modo diverso. Le insegnanti curricolari entro il, mi ricordo, se è il 30 di ottobre, 30 di ottobre mi sembra, devono presentare la programmazione annuale. Quindi significa che se io ho una classe di, che ne so, prima, secondo, quello che volete, e ho le mie discipline, io devo presentare al dirigente entro il 30 di ottobre la programmazione annuale. Sarebbe, oddio, vi farei vedere degli esempi perché ne ho. Insomma, una tabella divisa per mesi, di solito per bimestre, in cui si dice a grandi linee quali traguardi voglio perseguire e quali sono i nodi tematici principali. In realtà non è il modo che insegnano a scienze della formazione. Scienze della formazione ti dicono che intanto non esiste il programma, quindi di conseguenza la programmazione non ha senso di esserci. E è uno dei motivi per cui non c'è, cioè è uno dei casi in cui non c'è aderenza, diciamo, tra il corso e quello che succede poi a scuola. Per quanto riguarda invece la valutazione, sto leggendo che questo governo ha intenzione di tornare ai voti numerici. Quindi, boh, cioè, boh, nel senso, manco tutta la fatica che abbiamo fatto per arrivare fin qui e per cercare di far cambiare mentalità. Invece l'altra novità è l'apertura del bando del TFA per primaria infanzia ai laureati in psicologia. Ta-da! Vi ho messo un post l'altro giorno, vi ringrazio tanto per la partecipazione che avete avuto commentandolo, ho letto tutti i vostri commenti e ho fatto delle storie 2 sere fa, poche perché ero distrutta. Non avete ancora effettivamente capito come la penso io, è giunto il momento di dirvelo. Faccio alcune premesse. La premessa numero uno è che si era capito che volevano arrivare a questo punto. Io do ragione assolutamente a tutti quelli di voi che dicevano si era già capito quando hanno introdotto i docenti di educazione fisica alla primaria, che l'intento è quello di dare l'insegnamento e gli insegnamenti della primaria e dell'infanzia agli specialisti. L'avevo detto anch'io ai tempi quando ci fu la proposta dei laureati in scienze motorie alla primaria, che l'andazzo sarebbe stato quello. Ma lo dico andazzo, capiamoci, dico andazzo perché? Perché c'è una laurea apposta per la primaria e per l'infanzia e secondo me, se hanno ai tempi scelto di istituire un corso di laurea ad hoc, significa qualcosa, evidentemente. Significa che per una fascia d'età inclusa indicativamente tra i 3 e gli 11 anni ci sono tante necessità particolari, peculiari, ok? Non è la stessa cosa, per esempio, aprire il TFA delle secondarie o aprire il TFA di primaria infanzia. Non è la stessa cosa. Un'altra cosa, sempre a premessa, nella scuola di oggi purtroppo si gioca a che cos'è meno peggio. Perché effettivamente, se noi dobbiamo ragionare con l'ottica del meno peggio, diamo alla scuola il meno peggio possibile, ovviamente è meglio un laureato in psicologia che faccia sostegno piuttosto che quello che succede oggi con le MAD in cui vengono pescate persone, non dico mestieri, non dico niente, ma persone che quasi stanno passando per strada e da un momento all'altro vengono catapultati sulla cattedra e dicono: oh,
Guarda un po' che nuova situazione. Quindi ovviamente meno peggio, chiaro, viva Dio, arrivi uno psicologo piuttosto che uno preso da chissà dove senza nessun tipo di preparazione. Ok? Quindi questa è la seconda premessa che voglio fare. Nell'ottica del meno peggio sono d'accordo. La prima premessa ve l'ho già fatta. La terza premessa è che purtroppo quando si instaurano questo tipo di proposte, inevitabilmente nasce la guerra tra professioni. Cioè, e perché non lo aprono ai pedagogisti? E perché non lo aprono agli educatori? Ecco, gli educatori mai. Se andate a leggere sotto il post che ho pubblicato l'altro ieri, ne trovate largo esempio. Giustamente, non vi sto dicendo che è sbagliato. Giustamente. Perché poi uno si risente e dice scusa, ma qui? È esattamente l'obiettivo a livello sociologico, secondo me, che vogliono raggiungere. Cioè, aprire sempre di più la forbice e far battagliare sempre di più delle categorie che sono una più sminuita dell'altra. Aiutatemi a dire una più sminuita dell'altra, pedagogisti, educatori e tutto il resto. Figure una più sminuita dell'altra che anziché lottare per avere un riconoscimento del proprio titolo nel proprio ambito, si mettono una contro l'altra perché lo apri agli psicologi e non agli educatori e non ai pedagogisti e non è, ok? In questo modo fanno in modo da farci spendere energie in fuffa, perché poi lo faranno come hanno fatto, come hanno introdotto i docenti laureati in educazione motoria, faranno anche questo, sono convinta. Ci fanno spendere energie in questo piuttosto che concentrarci a farci dare valore nel nostro ambito. Detto questo, c'è un'altra cosa, ci sarebbero 7.000 cose da dire, abbiate pazienza. Allora, diciamo così. Sappiamo che ci sono delle professioni inflazionate in Italia, o meglio, delle professioni che fanno fatica a trovare una collocazione e un'identità precisa. Così come erano i laureati in scienze motorie, è la stessa cosa per gli psicologi, secondo me. E si sta facendo della scuola un gran contenitore, per inserire dentro tutte queste persone. Ora, gli psicologi a scuola, vi diranno che ci sono. Se voi andate a leggere la carta, vi dicono che ci sono gli sportelli dello psicologo alle secondarie, ci sono. Nella pratica, ve lo dico io come funziona, tu per avere uno psicologo in classe, così come per avere un educatore in classe, così come per avere un mediatore culturale in classe, eccetera, eccetera, devi innanzitutto sbrigare un tot di burocrazia. Vabbè, quella ce la dobbiamo accollare, pazienza. A un certo punto devi anche sperare che ci siano i fondi per te. Una volta che hanno appurato che questi fondi ci sono, arriva un intervento esterno di una persona che viene lì un tot di ore, poche, poche, no, no, non posso dirvi quante perché dipende dal caso, ma poche. Non ha continuità con l'ambiente perché poche ore sporadiche, magari vieni una volta, due volte al mese, non puoi entrare nel contesto, non puoi capire le dinamiche. Vivi le cose per sentito dire, l'aiuto esiste, ma non è sfruttato al meglio. E quindi, secondo me, la figura dello psicologo scolastico non si può dire effettivamente che ci sia in quello che dovrebbe essere, secondo me, ovvero una figura radicata nel plesso che ne conosca prima di tutto il territorio e di conseguenza l'utenza che gravita attorno, perché io vi assicuro che una scuola di un territorio è
parità di docenti, a parità di quantità di alunni, a parità di risorse, di finanziamenti, di quello che volete, è diversa dalla stessa scuola teletrasportata in un altro territorio. Quindi bisogna che la figura sia lì, che sia il punto di riferimento A per gli insegnanti, perché noi siamo una categoria a rischio burnout sempre. B per gli studenti, per i bambini di qualunque età, a seconda ovviamente dell'ordine di scuola. E quindi lì c'è la specializzazione dello psicologo, no? Perché c'è anche questo. E per le famiglie. Allora, mettimi uno psicologo lì che sia dedicato a quella scuola, a quel plesso. Va bene anche uno per istituto comprensivo, lo facciamo un po' trotterellare. Vabbè, se proprio. E allora lì dai valore a uno psicologo a scuola. Qual è il punto? Io parlo, ricordatevi sempre che sono a due esami dalla laurea in scienze della formazione primaria e non posso fare finta che non sia così. Cioè io sto facendo un corso di laurea apposta per insegnare alla primaria e all'infanzia. È normale che io me ne risenta quando, diciamo così, mi arrivano alle orecchie questo tipo di proposte. Allora, l'obiettivo di scienze della formazione primaria è formare l'insegnante di posto comune che sia però un insegnante inclusivo. Significa che noi abbiamo in piano di studi degli esami che sono volti anche al trattare gli alunni BES. Nel calderone del BES ci sono i disturbi specifici dell'apprendimento, le disabilità certificate e anche disagio sociale e varie altre cose che ci possono essere. È un grande calderone quello dei BES. L'insegnante di posto comune fa tutto quello che fa un insegnante, quindi la programmazione, la progettazione, la competenza disciplinare in tutto quello che c'è, perché noi effettivamente abbiamo un po' di tutto. Non siamo specialisti in un campo, abbiamo un po' di tutto, per carità. Però si forma l'insegnante, ok? E sono, è inutile che io ve lo dica, c'è stato da poco un test selettivo, quindi accesso programmato, numero chiuso, chiamatelo come vi pare, 5 anni di corsi con laboratori, quindi unità di apprendimento, didattica come se piovesse, didattica, metodologie didattiche, metodologie innovative, storia, pedagogia, metodi, materiali, laboratori proprio, cioè laboratori di motoria facendo le capriole, laboratori di musica facendo la percussione sul corpo, proprio facendo, no? Le cose adatte all'infanzia. Chiaro che non siamo specialisti, ma adattiamo all'infanzia, ovvio. Dopodiché, entrando nel ambito, nel ramo specializzazione di sostegno, tu con la tua laurea in mano accedi a questo percorso che di per sé è molto concentrato perché il TFA è una roba breve, veloce, rapida, con un ritmo disumano. Ma al di là di questo, degli esami propedeutici al sostegno didattico per gli alunni con disabilità certificata. Parliamo di legge 104, ok? Quindi ci sono, insomma, io adesso non l'ho fatto, però conosco tante persone che l'hanno fatto e si fanno gli esami in braille, si fanno gli esami per i sordastri, si studiano un sacco di tecniche, un sacco di cose molto specifiche. Oltre al grandissimo, diciamo, ambito che è quello del PEI e di tutto quello che serve per compilarlo, eccetera. Ora, quando tu esci dal TFA con la laurea sul groppone, sei un insegnante, e questo te lo danno i 5 anni, ricordatevi quello che sto dicendo adesso, specializzato. Quindi hai le competenze di un insegnante, più hai le competenze della specializzazione. Quindi di fatto tu puoi affrontare tutti i panorami possibili e puoi integrare le tue competenze di sostegno didattico con le necessità della classe.
sei un insegnante di classe, ce la stiamo cantando e ce la stiamo suonando questa cosa da anni, ok? Ora, quando io ho chiesto sotto quel post bonariamente, no? Io non ho espresso la mia opinione sotto il post che ho pubblicato 2 giorni fa, ho fatto delle domande ad alcune persone in tono normale, cioè tipo ho chiesto a una ragazza che mi ha detto di essere laureata in psicologia che tipo di esami facessero per capire, perché io di laureati in psicologia non ne conosco. A un certo punto ho chiesto a un'altra ragazza che mi ha detto ma perché non ai pedagogisti, ho detto non vedo allora il senso della laurea in scienze della formazione primaria. Poi questa ragazza mi ha detto tanti saluti, ha smesso di seguirmi, non mi interessa questo, mi interessava lo scambio di opinioni che lei non ha voluto avere con me, a un certo punto ha chiuso i ponti, ma che poi questa stessa ragazza ad un certo punto ha risposto alla mia domanda dicendomi scienze della formazione primaria ha senso per gestire la cattedra. Questa cosa ve l'ho detta anche nelle storie 2 sere fa, non esiste, cioè non c'è questa divisione. Se la laurea serve per gestire la cattedra e il TFA serve per gestire il sostegno, allora tu mi stai dicendo che io in 6 mesi di TFA acquisisco tutto quello che serve, cioè non avendo fatto scienze della formazione prima, solo col TFA, tu diventi l'insegnante di settore, l'insegnante per il bambino, ok? Questa ragazza diceva, scienze della formazione ha senso per la cattedra, per fare le UDA per la classe, per fare i progetti per la classe. Non abbiamo capito che il bambino con disabilità è in classe? Cioè, per dire, no? Se io semplifico un libro per il bambino con disabilità certificata che c'è dentro la classe, ma chi mi vieta di farlo usare quello stesso libro semplificato, quella stessa mappa a tutta la classe? Faccio il bene di tutta la classe, tendenzialmente. Se io faccio, vi dico una cosa che ho fatto in anni passati, se io faccio per la lettoscrittura, porto una ciotolina con la farina di mais e faccio fare al bambino la A col dito, perché penso che prima di farla con la matita in mano sia bene che la sperimenti con le dita. Chi mi vieta di prendere quella stessa ciotolina, passarla a tutti i bambini e far fare l'esperienza a tutti i bambini di come si fa una lettera col dito sulla farina di mais? Cioè, l'insegnante deve essere insegnante di classe specializzato, lo deve essere tutti i giorni. Perché sennò poi tu crei una gerarchia e torniamo a quello che dicevo prima, la solita lotta tra le classi, tra i mestieri, tra le professioni a sfondo educativo, perché le creano sempre tra le professioni a sfondo educativo questi conflitti. Cioè, insegnante di sostegno e insegnante curriculare non vanno separati, non devono essere separati, non esiste, fai il male di tutti. Cioè, se io domani mi siedo vicino al mio alunno e dico non me ne frega niente, non voglio sapere niente di quello che state facendo qua intorno, io mi faccio il mio, arrivederci, non ci arrivo più, non vado da nessuna parte, non ci riesco, non faccio niente che serva. Poi, per carità, se è questo che vogliono creare, lo creeranno, andiamo a discapito della scuola, come sempre, come al solito. Comunque, in ogni caso, se non l'avete capito, io non credo che sarebbe una buona scelta. Per tutti i motivi che vi ho elencato finora, sicuramente, io ripeto, io non conosco la formazione precisa dello psicologo. Quindi, per carità, le nozioni tecniche io non metto in dubbio che ce le abbiano. Io ho conosciuto delle persone laureate in psicologia che avessero anche già fatto l'esame di Stato, che hanno fatto supplenze su sostegno, ci ho lavorato insieme. Vi posso dire che la competenza didattica è un'altra cosa. Come sto sperimentando,
la competenza didattica è un'altra cosa, anche nel caso dei laureati in scienze motorie. Adesso ditemene di tutti i colori, ma quello che succede effettivamente è questo: la preparazione settoriale nessuno ve la mette in dubbio, ma la preparazione didattica è un'altra cosa, è un'altra cosa, è un'altra cosa. Cioè, voi partite dal presupposto che se si sono inventati un corso di 5 anni, non è perché loro sono pazzi e noi siamo cretini. Cioè, non è che, ok? Cioè, non è che loro sono pazzi e noi li reggiamo il gioco a studiare 5 anni per insegnare le filastrocche e le canzoncine. C'è veramente da saperne. E tutto quello che studi ti serve. Lo macini, al di là del fatto che non è esattamente corrispondente quello che studi a quello che vivi, però serve. Cioè, no, io non sono d'accordo, mi dispiace. Non sono d'accordo. Sarei d'accordo a una figura di psicologo a scuola, come vi ho parlato prima, che sia radicato, che sia funzionale, che conosca il contesto, ma l'insegnamento no. Nulla toglie che, ripeto quello che ho detto all'inizio, nell'ottica del meno peggio, dare un contratto da MAD sostegno a uno psicologo è meglio che darlo al primo pescato per strada, sicuramente, ma è molto triste che dobbiamo ragionare così. È molto triste che dobbiamo ragionare per meno peggio, ok? Però purtroppo nella scuola si ragiona in questo modo. È molto, 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 molto triste perché effettivamente poi nella scuola in certi campi danno delle regole assurde, in certi campi non ne danno proprio. Cioè, perché alla fine tu ti ritrovi a dover chiamare chiunque da messa a disposizione? Perché avresti delle alternative come ministero, ma non le vuoi sfruttare. Ci sono. E tra di voi ne ho una rappresentanza. Ci sono persone che non sono state chiamate dall'algoritmo delle GPS e che in questo momento sono a casa a braccia conserte ad aspettare perché non possono inviare MAD perché manca una delibera del ministero. Perché ad oggi la circolare supplenze dice che gli iscritti in GPS non possono mandare MAD neanche per una classe di concorso diversa, neanche in provincia diversa, niente di niente. Gli iscritti in GPS, secondo il ministero, ad oggi non possono inviare MAD. E quindi ci sono delle persone titolate, perché un iscritto in GPS è titolato, un minimo, no? Cioè, hai i requisiti per essere iscritto in GPS. E stanno a casa così, ad aspettare, e ci sono delle scuole che hanno iniziato a chiamare da MAD i primi che passano. Lamentiamoci del fatto che il livello degli insegnanti, il livello di preparazione degli insegnanti è basso, ce ne possiamo lamentare, ma dobbiamo anche essere consapevoli che c'è un esercito, esercito, perché non siete due, quattro, sei, siete parecchi, di insegnanti supplenti che per una delibera MIUR in questo momento sono così. Adesso i chiamati da messa a disposizione si stanno prendendo inevitabilmente i contratti annuali che rimarranno. Quando uscirà sta delibera, solo Dio lo sa. E probabilmente quando agli iscritti in GPS verrà data la possibilità di inviare MAD in altre province, per loro rimarranno le supplenze brevi di 15 giorni in 15 giorni, di mese in mese, eccetera. Ad una persona titolata per essere in graduatoria. Aspettate che vado a leggere il significato della parola meritocrazia, perché in questo momento mi sfugge. Cioè, vi prego, è una roba che non capisco. Che dobbiamo ragionare nell'ottica del meno peggio nella scuola è allucinante. Perché secondo me, ripeto quello che ho detto l'altra sera, secondo me questo significa che tu hai sotto mano degli insegnanti che ti potrebbero dare qualità alla scuola e non li vuoi usare. Quindi stai scegliendo di avere una scuola pubblica non di qualità. Lo scopo non lo capisco, non lo so, ditemelo voi. Non lo so perché comportarsi così, sinceramente. Quando mai mi sono iscritta a Roma, appunto. Sì, perché ci sono delle
insomma, delle province che hanno delle graduatorie letteralmente intasate. E queste persone, se mandassero mandi in altre province, potrebbero lavorare serenamente. Non lo so, ragazzi. Comunque, no, io allo psicologo come insegnante di sostegno non sono d'accordo. Non sono d'accordo. E purtroppo, quando si parla e si dice i laureati in scienze della formazione primaria hanno una preparazione didattica particolare, definita, dettagliata, mirata, questa cosa non viene capita. Io ho la sensazione che tutti pensino di potersi sostituire alla preparazione didattica. Cioè, voglio dire, esistono delle ostetriche bravissime, bravissime. Nella pratica sono le ostetriche che fanno nascere i bambini, ma nessuna ostetrica si sognerebbe di sostituirsi a un ginecologo, no? Adesso ho toccato un campo che non è il mio, completamente diverso, per farvi un attimino capire, no? Sembra sempre che queste benedette competenze didattiche siano sostituibili, siano integrabili in un attimo, in un secondo. E questa cosa trova le radici nei famigerati 24 CFU, quella sorta di mercato legalizzato, non so da chi, non me lo ricordo chi li ha introdotti. Vabbè, comunque, secondo cui praticamente un professore delle secondarie potrebbe acquisire insomma le competenze didattiche con 6 esami. Vabbè, senza contare il fatto che comunque, cioè io ripeto quello che ho detto all'inizio, secondo me a questa cosa ci arriveranno, cioè a dare gli insegnamenti per settore, diciamo, agli specialisti ci arriveranno, ci arriveranno. Secondo me è proprio un'onda di, cioè di come dire, che sta proseguendo e che non si interrompe. Però al di là di tutto, no? Così come i pedagogisti, così come gli educatori, si sono fatti un'altra laurea. Cioè, io conosco laureati in pedagogia. Io sono una delle mie colleghe laureate in pedagogia, si è riscritta ad un'altra laurea, adesso è il quinto anno anche lei. Cioè, hai delineato un percorso, è quello, punto, fine, stop. Basta. Io non capisco perché ci devono essere delle persone che nella loro vita, voi direte, è tutta invidia, può darsi, non capisco perché ci devono essere delle persone nella loro vita che si devono alzare una mattina e improvvisamente devono scoprire di essere abilitati ad insegnare, senza aver fatto nulla nella loro vita per insegnare. Perché uno che si è laureato in psicologia a tutto pensava, tranne che diventare insegnante di sostegno, perché non era fatto per quello. Cioè, perché ci devono essere delle persone che improvvisamente si svegliano una mattina e scoprono di poter andarsi a sedere su una cattedra? Io non, questo non lo capisco. E così vale per i diplomati ante 2002 che fino al giorno prima lavoravano da tutt'altra parte, i laureati in scienze motorie, e adesso i laureati in psicologia, eccetera, eccetera. Boh, non lo so. Così svilisci un corso di laurea, perché noi ci sentiamo una massa di cretini. Oggettivamente. Ecco, Books Lover di Liguria dice: io, laureata in psicologia, ho scelto di iscrivermi a SFP perché mi rendo conto che serve competenza a tutto tondo per insegnare infanzia primaria. Ti ringrazio per l'onestà, perché se lo dice una laureata in psicologia, ci credo. No, non a caso io chiedevo sotto il post che ho scritto due giorni fa, chiedevo che esami avete, cioè che cosa. Federica dice: per le lingue siamo andati in senso contrario. In che senso? Sì, per le lingue per le lingue c'è una situazione. Non mi fate parlare, sto zitta che è meglio. Cioè, nel senso,
non usciamo da scienze della formazione da madrelingua. Però c'è gente che l'abilitazione in inglese l'ha trovata dentro il panettone. Secondo me. Cioè, Bauli grandi firme è venuto fuori con la certificazione in inglese. Credo io, in alcuni casi di alcune persone che ho conosciuto in passato. È una roba imbarazzante. Non che io sia madrelingua inglese, che per carità. Puoi aggiornarmi, quindi ora non è più necessario essere laureata in SFP? No, sto parlando di una proposta. È una proposta in questo momento. Di far accedere anche i laureati in psicologia al TFA Sostegno Infanzia Primaria. Erika dice: così facendo andrà a finire che noi laureati SFP avremo una laurea inutile. Se hanno fatto così con scienze motorie, prima o poi faranno così per lettere e matematica e noi pagliacci. Esatto. Esattamente, sì. Sì. Che vi devo dire, ragazzi? Io penso che la via sia quella. Io non sono una persona particolarmente ottimista. Però effettivamente hanno imbarcato una via che sminuisce l'infanzia poi, perché se prima hai dimostrato di avere sale in zucca istituendo un corso di laurea ad hoc, e adesso torni indietro perché gradualmente è questo quello che stanno facendo, vuol dire che vuoi dimostrare gradualmente che era effettivamente scienze delle merendine. Allora, gli esami di psicologia non hanno nulla a che vedere con la scuola, serve la formazione in SFP perché veramente è tutto completamente diverso. Il mio percorso ha la sua storia dietro, purtroppo lunga da raccontare, immagino. Ok, no, basta sapere che non hanno nulla a che vedere con la scuola, eccetera, eccetera. Ma credo che per insegnare ci voglia professionalità, io non l'avevo. In realtà sì. Ma penso che. Cioè, sicuramente avrete una preparazione tecnica a livello di neurosviluppo e tutto il resto, no? Poi io non ce l'ho la specializzazione sul sostegno, quindi anche a dirvelo, cioè anche a volervelo dire, non lo so che cosa si fa. Però quello che ho visto, ripeto, ho visto delle persone laureate in psicologia alle prese col sostegno, è che l'approccio, innanzitutto, non è quello da insegnante. È normale.